Ampia contrarietà dell'opinione pubblica siciliana alle estrazioni negli spazi di mare entro le 12 miglia dalle coste. Ma, a meno di 3 settimane dal referendum, appena il 23% dei siciliani si dichiara informato sull'appuntamento elettorale, un dato più basso rispetto alla media nazionale rilevata dall'Istituto Demopolis. È cresciuto di 20 punti negli ultimi 16 anni l'indice di attenzione in tema ambientale. Il dato, rilevato dall'Istituto Demopolis, era del 43% nel 2000 e raggiunge oggi il 63% con una crescita di oltre 10 punti negli ultimi 5 anni. In questo clima di crescente attenzione all'ambiente non stupisce che i cittadini, se chiamati in causa, manifestino ampie riserve sulle trivellazioni negli spazi di mare entro le 12 miglia dalle coste. È il tema del quesito referendario promosso da 9 regioni con il sostegno di diverse associazioni che non riguarda comunque le attività petrolifere sulla terraferma né quelle in mare a una distanza maggiore dalle coste. Secondo il sondaggio condotto dall'Istituto diretto da Pietro Vento, il 74% degli italiani vieterebbe alla scadenza il rinnovo delle attuali concessioni per le estrazioni in mare entro le 12 miglia. Di parere diverso è il 26%, poco più di un quarto dei cittadini interpellati. Il dato raggiunge l'80% in Sicilia, ben oltre la media nazionale rilevata da Demopolis per il programma 8,5. Nell'isola 8 cittadini su 10 si dichiarano contro le trivellazioni. Il quesito, prescindendo dalla valenza immediata, sembra assumere soprattutto un valore simbolico. Secondo i dati di Demopolis, motivazione prevalente di quanti si schierano per il no è che l'Italia non può permettersi di rinunciare allo sfruttamento delle risorse petrolifere. Altre ragioni, la tutela dei posti di lavoro nel settore e la convinzione che le trivellazioni non mettano a repentaglio l'ambiente. Di tenore del tutto opposto le ragioni di chi si schiera per il sì al divieto di rinnovo delle concessioni. I 2/3 affermano che il mare e le coste italiane vadano protetti da qualsiasi rischio ambientale. Il 43% teme possibili danni per il turismo, ritenuto fondamentale per lo sviluppo del paese. Per oltre 1/3 dei cittadini intervistati da Demopolis, la politica energetica italiana dovrebbe puntare in modo più deciso sulle fonti rinnovabili. Prescindendo dalle convinzioni in materia, la validità o meno del referendum si gioca, come sempre, sul raggiungimento del quorum del 50%. A circa 3 settimane dal voto, l'Istituto Demopolis ha misurato il grado di conoscenza dei cittadini. Appena 1 elettore su 4, spiega il direttore di Demopolis, Pietro Vento, si dichiara informato sull'appuntamento elettorale. Il 34% ammette di non saperne assolutamente nulla. Il 41% degli italiani sostiene di aver sentito parlare genericamente del referendum sulle trivellazioni, ma di non sapere che si voterà il 17 aprile. Il dato di conoscenza è ancora più basso nell'isola, appena il 23% dei siciliani si dichiara informato sul referendum.